info sul negozio. Questo era importante, però almeno questo concede. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della partita di domani a Piancastagnaio, 14:30 contro la Pianese, 12ª giornata di andata del campionato di Serie B. Presentazione naturalmente affidata al mister Lorenzo Pollacchioni. Partiamo quindi subito con le domande. Simona Poggianti, Urban Livorno. Mi dispiace, ma insomma, la domanda è quella relativa oggi a fine gara, quindi Cretella probabilmente fuori. Sicuramente. Sì, sì. C'è una cosa importante, quindi. No, non penso. Abbiamo fatto stamattina, ma siamo qui e per quanto mi riguarda, ho detto io... Appunto, sono tutti fondamentali, tutti importanti, perciò non sto nemmeno a fare tanta pretatia, non mi interessa contro l'avversario, chiunque esso sia. Cretella ha avuto un fastidio sul retto femorale, sente ancora qualcosina, e come ho fatto con altri, che se l'ho fatto con Frati, l'ho fatto con Lofaso, l'ho fatto con tutti gli altri, anche con Luci stesso, se arrivi con un problema al sabato non puoi far parte della partita, a meno che non ci sia una situazione talmente particolare, ma potrebbe essere la finale del campionato del mondo, allora si fa valutazioni diverse. Perciò è giusto pensare a domani, ma ce n'ho abbastanza, assolutamente, e alla prospettiva per il bene, insomma, suo. Perciò Cretella non è tra i convocati, così come ce ne sono anche altri. Massimo Brachini, Radio Bruno. Senti, l'1-2 con le squadre al vertice, no? Qua, a differenza dell'Arezzo, questa è una squadra che ultimamente sta andando molto forte, ha segnato 9 gol nelle ultime 3 partite contro una difesa importante come la vostra. Quindi hai preparato, diciamo, un incontro da che base? Da dove sei partito per preparare l'incontro? Ma sono partito da noi, dal, come abbiamo detto dopo la partita, dal secondo tempo abbiamo fatto, perché quella deve essere la spinta, la determinazione, la cattiveria con cui dobbiamo entrare, anche perché la Pianese, per quanto mi riguarda, non la scopro adesso, è prima in classifica e va ribadita prima in classifica, probabilmente per merito ora, perché la classifica dice sempre il vero. Perciò una partita sicuramente avrà le sue difficoltà e non la scopro adesso la Pianese ha dei valori, ha una struttura di squadra, ha giocatori abituati a stare in quell'ambiente, un ambiente sicuramente sano, senza pressione, che a seconda delle situazioni può essere un bene o un male, loro lo stanno tramutando in un bene, perciò si vede, vedendoli giocare, li conosco, che giocano liberi di testa, che si aiutano, come deve fare qualsiasi altra squadra, e loro lo stanno facendo bene, perciò sta a noi... trovargli dei difetti, fargli un po' trovare delle crepe in questa loro fisionomia e cercare di valorizzare quello che vogliamo fare noi fin da subito, fin dal primo minuto, perché soprattutto contro una squadra del genere non ci possiamo permettere di aspettare nessun episodio che ci faccia un po' cambiare marcia. Dobbiamo prendere in mano le redini, se ti piace, subito la partita. Dobbiamo subito, ho detto. Lo sappiamo, loro sono primi in classifica, perciò, come le altre, hanno tutto il nostro rispetto, noi dobbiamo andare forte, sapendo che appunto ho l'opportunità di avere dei cambi, e lo dico, come l'ho detto l'altra settimana, che sono fondamentali per poi cambiare la partita, ma bisogna subito dargli un'impronta ben delineata e ben decisa. Daniele Marzi, il Tirreno. Ciao, senti, al di là di quelli che mancheranno, c'è un recupero importante che è quello di Lorenzo Pecchia. Se pensi che possa far parte della squadra, insomma, titolare dall'inizio, quanto è importante averlo recuperato. Forse le sue caratteristiche in questo periodo in cui è mancato, insomma, erano quelle che mancavano un pochino. Sicuramente ha caratteristiche diverse dalle altre quote, perciò si parla certe volte di assetti diversi. Vi dico già, ci sarà una formazione diversa domani da quella di domenica scorsa, perché, insomma, oltre Cretella ne manca altri. Però sicuramente Lorenzo ha caratteristiche diverse, ci sto pensando, perché devo valutare che tanto che fermo, che rientra, però sicuramente è una pedina importante come le altre per noi, e ci voglio pensare in maniera decisa, perché mi può permettere di fare delle scelte determinate, perché come dico sempre è una quota lui, come ci sono le altre, la formazione va fatta con la carta d'identità in mano, perché poi le quote ti fanno spostare gli equilibri, se rischiarti un vecchio, tra virgolette, un più davanti, un più dietro, un più nel mezzo, e quello è il gioco, insomma, delle posizioni in base alle quote che devono essere obbligatoriamente in campo. Perciò Pecchia sicuramente mi dà una possibilità in più. Davide Lanzillo, Livorno Today. Sì, buongiorno ministro, in parte ma già risposto, domenica appunto sono una partita importante, sì, la quella di 2 settimane fa,
si aspetta un atteggiamento più coraggioso da parte della squadra, che è una squadra forse un po' timorosa, che ha lavorato in questo senso ad avere un'impronta più propositiva per andare a prendersi la gara e non aspettare gli avversari. No, no, l'ho detto anche prima, appunto tra le righe, dove indipendentemente dalla Pianese, Arezzo, sappiamo come siamo arrivati ad Arezzo e come dovevamo interpretare la partita. Poi, cammin facendo, la squadra, l'ho detto dopo la partita, deve prendere una sua fisionomia e deve essere quella, insomma, di essere il meno attendista possibile. Poi durante la partita ci sono momenti dove ti devi per forza abbassare, dove ci sono gli avversari che hanno un momento particolare, dove però te devi cercare di imporre più che il gioco, quella mentalità, quella determinazione e cattiveria per poi cercare appunto di far andare le partite in una certa maniera. Poi gli episodi spostano sempre, però devi cercare di portarti l'episodio con un certo atteggiamento dalla tua parte. Paolo Giacobone, il giornalino. Sì, buongiorno, ciao. Ciao. Senti, infatti hai accennato qualche cosa, perché ti volevo appunto domandare sulla base di quello che avevi detto nel post partita di domenica. Hai lavorato in tal senso per trovare la fisionomia della squadra, che risposte hai avuto dai tuoi giocatori, e nello stesso tempo quanto ti pesa non avere nemmeno tifoso a seguito della partita? Ma parto dalla fine. Quello pesa a me, pesa a tutta la squadra, perché soprattutto in un ambiente del genere secondo me ci poteva dare una grande mano, anche se sappiamo che c'è, anche se non c'è, perciò ci darà una mano ugualmente, però sicuramente per ambiente avere i nostri tifosi sarebbe stato una cosa in più. Mi pesa perché secondo me qui entro nel merito forse non mio, dove secondo me è una decisione assurda, voglio andare secondo il mio punto di vista. Io ci sono andato lì a giocare anche con altre squadre e non c'è mai stato problemi. Ho fatto la partita della vittoria del campionato alla Pistoiese, c'erano mi sembra 1.000-1.500 tifosi, ma non è successo niente, anche perché insomma non c'era secondo me motivo, perciò ne prendiamo atto, andiamo lì senza alibi, però sicuramente con i tifosi sarebbe stata un'altra cosa per quanto ci riguarda. Così non sarà, cercheremo di dargli una soddisfazione per quelli, e saranno tanti che ci guarderanno insomma da casa se c'è la possibilità, penso di sì, non me ne intendo. Perciò giocheremo come sempre anche per loro. Prendiamo il giro, Poggianti. Sì, è vero, Tomai, come dici tu, tutti i titolari, quindi se non c'è qualcuno, gli altri sanno comunque inserirsi tra gli 11 titolari. Ci sono però personaggi, secondo me, correggimi se sbaglio, come Torromino, che in questo momento magari dopo una buona prestazione ha bisogno anche di una continuità. Eh certo, noi abbiamo bisogno del Torromino di domenica scorsa e che tutti facciano loro stessi come ha fatto Beppe domenica scorsa, cioè ci vuole quella personalità che tutti hanno, con la voglia di mettersi in prima linea, farsi dare il pallone e fare insomma la partita, aggredirla in un certo modo. Lui, come ho detto domenica, ma non per levare merito agli altri, è entrato, e non solo lui, insomma, con un piglio sicuramente giusto, e quello deve essere lo sprono. Io me l'aspetto da giocatori sicuramente più esperti, perciò Torromino avrà sicuramente continuità. Brachini? Senti, un discorso, diciamo, in linea generale, no? Questo rincorrersi di infortuni dietro l'altro. Praticamente sta creando dei problemi, non andare a cercare scuse o cose, per trovare il vero assetto della squadra, cioè la vera quadra di quella che dovrebbe essere in teoria la testa, la squadra titolare e il gruppo di riserve. Non è una caccia all'alibi, ma onestamente qualche problema te lo crea. Ma sicuramente è un disagio, perché io prima parlavo di conoscenza, la conoscenza durante gli allenamenti, con l'esercitazione, con l'idea, ma anche insomma con la semplice conoscenza del tono di voce, del movimento, che viene anche in maniera naturale in base alle caratteristiche. Gli infortuni sono dei disagi, disagi sotto il punto di vista fisico, perché si ferma una crescita sotto il punto di vista appunto atletico, e sotto il punto di vista appunto di caratteristiche, perché Gianmarco Neri, che è una quota squalificata, mi porta a fare altre scelte sotto il punto di vista forse di una quota con caratteristiche diverse, e lo stesso appunto la fisionomia e le scelte. Come in passato, ho cambiato spesso, ma ho cambiato sia perché vedevo la squadra non pronta o che avesse bisogno di essere più concreta con una determinata scelta anche di sistema di gioco, e ho cambiato anche per esigenze, perché purtroppo oggi si parla di Lucarelli, me ne sono segnati, di Francesco Neri, di Apolloni, vabbè, che purtroppo ormai di Rodriguez ancora non è rientrato, di Ivani che va a giocare quella per scelta con la Juniores, dove sono tante le dinamiche, e io cerco di avere una mia coerenza, dove guardo
la settimana, guardo la conoscenza, tiro una riga al martedì e chi vedo più opportuno per giocare la partita lo faccio giocare. È l'unica a questo momento per certe dinamiche soluzione che vedo, perché se, le scelte sono due, o punti su 12-13 giocatori, e allora proprio una fisionomia, non devi avere infortuni e tralascio un po' gli altri, ma non è la mia mentalità, è un gruppo e voglio che il gruppo vada avanti. O con me si è visto che si passa dalla tribuna a giocare titolare, che non me ne vergogno, perché cerco di allenarli tutti in maniera uguale e allora tutti devono essere pronti, a loro non do alibi. E lì cerco di fare la formazione migliore a seconda di tutte quelle cose che succedono, che in questo caso è giusto farsi anche un esame di coscienza, ma sono tutti traumi, perché infortuni muscolari ce ne sarà stati due o tre, e quelli si possono mettere in preventivo per tante dinamiche dall'inizio dell'anno. Gli altri sono vecchiette, non so come le chiamate, parlando di Francesco Neri, che forse ha avuto anche altre proprio vecchiette nel senso della ginocchiata, ma avevo capito la battuta, che poi gli ha portato, bisognerà approfondire se non ha provocato anche una lesione da trauma. Lucarelli è la caviglia, Rodriguez è la caviglia, avvantaggiato questa settimana caviglia, e così si va avanti. Cretella è un fastidio, ma non è cosa di come si è detto prima, di tanto conto e di poco conto, però cose che possono accadere. Purtroppo lì siamo un po' sfortunati, anche se di sfortuna è bene non parlarne, ma ho la fortuna di avere altri elementi alla rosa lunga per, insomma, cercare di trovare le giuste soluzioni. Ti a posto? Grazie mille, a domani.